In Calabria, buon pomeriggio, abbiamo l'attitudine, pare, ad essere ciclici anche nei eh, problemi, nelle emergenze. Eh, passata per ora la bufera che riguarda i rifiuti, ecco che ne ritorna un'altra, quella che riguarda il comparto sanità, il bubone dell'emergenza eh, eh, sanitaria all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, vicenda che è iniziata, lo ricordiamo lo scorso dicembre, con l'appello dei medici per chiedere l'implementazione di organico. A fine gennaio la riunione a Palazzo Alemanni sembrava che questo capitolo fosse destinato a chiudersi nel migliore dei modi. Sono passati altri due mesi, nel frattempo beh, i medici dell'Annunziata, lo avete visto in questi giorni, hanno risistemato il gazebo davanti all'ospedale di eh, Cosenza. Che cosa sta succedendo? Vi presento i nostri ospiti e poi c'è una clip che tanto ha fatto discutere in queste ultime... Ore. Buon pomeriggio a Sergio Abbonante, Anao Assomed di Cosenza, buon pomeriggio e uh -huh. ben ritrovata anche a Teresa Papalia, CGL Medici, buon pomeriggio Carlo Guccione, consigliere regionale del PD, membro della Commissione Regionale Sanità. Perché partiamo dall'intervista di Gangemi? Beh, innanzitutto per tirare un po' le fila, ma soprattutto perché le parole di Gangemi, dette ieri durante il nostro telegiornale, hanno scatenato un'infinità di polemiche e allora rivediamo questa intervista. Il 23 gennaio c'è stato l'incontro a Palazzo Alemanni, il governatore Scoprilliti aveva assicurato che ci sarebbe stata l'implementazione dell'organico in ospedale attraverso tre step, gli avvisi, il contatto con il 118 e poi lo sblocco parziale del turnover in base al decreto Balduzzi. Siamo a fine marzo. Non è cambiato nulla. No, non è cambiato nulla, non è assolutamente vero. Intanto il Presidente Scopelliti non aveva parlato di avvisi di 118, aveva sostanzialmente delegato me per affrontare la problematica e trovare i rimedi necessari per far fronte a questa emergenza. Se non che è stato avviato un percorso percorso che è partito appunto con la disponibilità da parte del direttore generale dell'ASP di Cosenza a pubblicare degli avvisi eh, per i medici di 118 che insomma, avevano intenzione di venire a prestare la loro attività professionale presso l'azienda ospedaliera. Dopodiché quest'iter, nonostante la risposta di tre medici, si è bloccato a causa della sospensione dello stesso DG. Dopodiché ci siamo attivati noi anche perché rendiamoci conto che nel momento in cui è stato spletato un avviso sostanzialmente non c'era un aumento di costo perché tre che venivano pagati dall'azienda sanitaria provinciale dovevano poi essere pagati dall'azienda ospedaliera, abbiamo aspettato un poco visto e considerato che questa convenzione non andava avanti per indisponibilità da parte del facente funzioni, abbiamo provveduto noi a mandare avanti le procedure per degli avvisi autonomi dedicati e dal pronto soccorso e dall'anestesia, perché poi in tutto questo si è incastrato ovviamente anche la riluttanza da parte del direttore ad andare a firmare una determina perché i provvedimenti non vengono assunti più con atto deliberativo quanto è stata conferita delega a tutti i direttori degli uffici amministrativi ed era un po' riluttante, dopodiché abbiamo trovato un punto di sintesi con lui e sta procedendo appunto alla redazione di questa determina e all'invio poi dell'avviso al Burco Calabria per la relativa pubblicazione. Quanti medici saranno coinvolti in questo avviso che ovviamente questi, è sempre a tempo? Eh? In questi avvisi sono coinvolti sette medici, eh, quattro per il pronto soccorso e tre anestesisti. E i tempi quali sono? Ma I tempi sono credo, una quarantina di giorni complessivamente proprio per il reclutamento delle persone. E poi per quanto tempo resteranno in Ah, resteranno in servizio finché ci sarà la necessità di tenerli in servizio, è chiaro che nel momento in cui si dovesse sbloccare il turnover, ma non parliamo di questo turnover ovviamente, di questo sblocco che è del 15%, insomma parliamo di quando la Regione uscirà dal piano di rientro. Poi verranno presi gli opportuni provvedimenti, no? con degli avvisi pubblici, perché anche in merito allo sblocco del turnover io credo che sia stata fatta un po' di confusione, che ho sentito dei consiglieri comunali che dicevano Scoperniti ha promesso si sbloccava il turnover per l'azienda ospedaliera di Cosenza, si sbloccava il turnover per l'intera regione Calabria. Ma è chiaro che lo sblocco lo deve dare il tavolo. Il primo tavolo utile da quando c'è stata la riunione a Cadanzara è quello del 4 aprile, quindi io mi aspetto che il 4 aprile ci sia appunto questa deroga eh, per lo sblocco del turnover. La deroga facciamo riferimento sempre al decreto Balduzzi? No, 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 no facciamo riferimento al piano di rientro perché anche altre regioni sono sotto piano di rientro hanno già ottenuto la deroga ovviamente per lo sblocco del turnover. Con il decreto Balduzzi quella possibilità non, non ci sono più i margini per poter entrare o a questo punto del percorso lei dice se usciamo dal piano di rientro... E... No, il decreto Balduzzi non è che dava la possibilità di reclutare personale. Mi sembra che il decreto Balduzzi e poi l'evoluzione anche della normativa ha solamente consentito di fare le proroghe dei precari che avevi fino all'anno 2016 così come è stato fatto dall'azienda ospedaliera. Cosa diversa è lo sblocco del, del turnover che rientra in delle regole fissate da norma che non hanno niente a che vedere con eh, il decreto Balduzzi e che prevedono appunto una percentuale di sblocco in base allo stato di avanzamento del piano di rientro. Ed è una regola generale no? che vale un poco per tutte le regioni, quindi deve essere il tavolo interministeriale a concedere lo sblocco, dopodiché ci vuole un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Eh, guardando i dati che poi sarà il primo passaggio che analizzerà il tavolo ministeriale, secondo lei quante possibilità ci sono? Ma secondo me ci sono abbastanza elevate, molto elevate, che lo sblocco comunque ti risolve. Mh, eh, parzialmente il problema sicuramente è un grande passo avanti, però va considerato anche che il 50% dei posti sbloccati devono essere messi a riserva per norma eh, in favore dei precari, quindi che già all'interno dell'azienda non vai a coprire eh, dei posti carenti in organico. Senta, i medici in questi mesi sono entrati anche un po' in contrasto tra di loro. Una parte del sindacato accusava l'altro di aver giocato con i turni aggiuntivi. Uno, una notte costa per un medico 480 euro, qualcuno ci ha speculato, per non arrivare a chiedere nuovi avvisi. Ma se qualcuno ci ha speculato io non lo so e spero che non sia così. Immagino che molto responsabilmente i medici non approfittano di questo strumento. Però ovviamente al di là di quello che si può pensare, immaginare, dei conflitti, fatto sta che tu delle ore le devi coprire e se non le puoi coprire con personale nuovo è ovvio che l'unico modo per coprire queste ore sono le prestazioni aggiuntive. Poi arrivano le lamentele anche all'interno del sindacato perché è gente che spesso anziché prestare o comunque presta la propria attività all'interno del reparto, ma poi arriva stanca chiaramente al turno successivo, non è disponibile per la reperibilità del reparto proprio perché fanno questi turni, va detto che attualmente molta dell'attività che ruota attorno all'Annunziata si concentra sull'emergenza, questo è un dato di fatto, in ogni caso è la prima domanda che noi dobbiamo soddisfare rispetto a tutto ciò che è programmabile all'interno di un'azienda ospedaliera. E allora queste sono le parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Due punti, il primo riguarda lo sblocco del turnover. Per capirci tutti facciamo un ulteriore passo indietro. A dicembre quando i medici hanno scritto la lettera aperta alla cittadinanza e alle istituzioni hanno chiesto esiste una legge, il decreto Balduzzi dell'allora ministro della uh, salute del governo Monti. Che cosa diceva questo decreto all'articolo 4, se la memoria non mi inganna? Che anche nelle regioni, in piano di rientro, è il caso della Calabria, è possibile derogare al blocco delle assunzioni nella misura del 15% del personale che è andato in pensione. I medici si sono appigliati appunto a questa norma che prevedeva di eh, impolpare, insomma, rimpolpare un po' l'organico. Avete sentito, Gangemi ha detto nell'intervista, questa strada non è possibile percorrerla. Sergio, abbonante, ma insomma, è possibile o non è possibile? Allora, innanzitutto, devo dire che siamo arrivati al photo finish, in realtà, perché a conclusione, del, proprio ieri, altro ieri, sono stati firmati gli avvisi, quindi diciamo che una prima parte del, del discorso che abbiamo ascoltato è corrisponde al vero e alla verità. Riguardo invece al discorso del Balduzzi, del sblocco del turnover, e lì c'è un grosso problema. Il grosso problema è che ancora non è stata attivata in tutta la regione Calabria la mobilità, perché ogni azienda, ogni direttore generale ha il dovere e il compito di dire quanti posti ha in esubero, quanti posti ha in carenza, mandarli alla regione e in base a questo poi si fa il piano. Dice che chi vi vuole essere trasferito per mobilità lo fa, viene ricoperto e a quel punto si libera. Il primo passo da fare per poter rendere attuativo il decreto Balduzzi è l'attuazione della mobilità. Senza questo non si può andare avanti a deroga e avere posti in aggiunta. Questo è il discorso che ancora nessun atto deliberativo da parte del direttore generale delle ASL è stato fatto, sia ASL che AO, aziende ospedaliere nessuna di queste il direttore ha fatto una ricognizione in questo senso e ha fatto atti deliberativi chiari, precisi in cui si dice il mio organico è questo, mi manca questo e ho bisogno di questo. Carlo Guccione, com'è possibile? Insomma, non è poi tanto complicato fare, fare la conta di, del personale che manca, quello presente in ogni azienda. Guardi, io i numeri ce l'ho, se ce l'ho io credo che ce l'avrà anche il dottore Gangemi che era obbligato a trasmettere i dati della propria azienda, così come i direttori delle altre ASPE delle AO della Calabria. Il punto è un altro. Eh, il dottore Gangemi dimentica di dire che circa otto mesi fa, forse nove mesi fa, l'ufficio del commissario ha chiesto al dottore Gangemi, attraverso una lettera, di fare il calcolo di quanti medici in base alla Balduzzi dovevano essere disponibili presso l'annunziata e gli ha anche chiesto c'è cioè un calcolo matematico nella lettera di risposta di, di Gangemi che ho cioè fa il calcolo matematico, mi pare che erano 17 17 e gli indica pure quali dovevano essere le priorità lasciamo stare, ma Gangemi tra le priorità mette anche due primariati che non sono neanche considerati nei livelli essenziali di assistenza, per dire che insomma, non ha neanche consapevolezza della situazione emergenziale che c'è nell'ospedale. Non so per quale ragioni siano state dettate la scelta verso due primariati che non, hanno neanche, non sono considerati nei livelli essenziali di assistenza, parliamo di un hub che dovrebbe affrontare tutti i giorni le emergenze e le eccellenze. Ma non ha messo in atto... Il dottore Gangemi eh, cambia posizione a secondo chi l'intervista intervista e dove viene audito, perché due, eh, il 2 febbraio è stato audito in commissione sanità, insieme ai sindacati, e ha detto tutt'altro. sono gli atti. A me ha risposto che i livelli essenziali di assistenza all'Anunzia non bisogna preoccuparsi perché sono garantiti. E io gli ho detto, dottore Gangemi, che ci è venuto a fare in audizione se lei mi, ci assicura che non ci sono criticità all'interno dell'ospedale, invece nell'ospedale ci sono delle criticità, perché se noi andiamo a vedere ci sono intere le parti che non, che non hanno i requisiti minimi in base alla legge, la legge 24 del 2008, allora il problema qual è? È di volontà politica, se si arriva agli avvisi, si arriva agli avvisi perché qualcuno in questi giorni ha protestato, se no agli avvisi non ci saremmo arrivati, noi dobbiamo dirla con chiarezza la situazione. C'è bisogno, bisogno di volontà politica, perché il dottore Gagemi, che l'ho detto in commissione, lui rischia penalmente, perché lui, il direttore generale di un'azienda spederaiere, così come di un'ASP, un deve garantire il livello essenziale di assistenza per Costituzione e deve mettere in atto tutti quegli atti amministrativi necessari a garantire il livello essenziale di assistenza. Poi non ci prendiamo in giro. Il turnover in Calabria è, blo e sarà, è bloccato fino al 2015. Gangemi, ecco adesso veniamo all alla, alla seconda parte no, dell'intervista. ha detto non vi preoccupate, il 4 aprile ci sarà la verifica interministeriale, ci sono buone possibilità, lo appena allora, sentito. Il tavolo Massicci ha più volte detto che non ci sono i presupposti per sbloccare il turnover. e, e Il turnover è bloccato fino al 2015. così come siamo stati sanzionati al blocco del turno 9, siamo stati sanzionati ad avere l'IRAP, l'IRP più alta d'Italia, perché il debito ancora, nonostante tutto, persiste. Queste sono le parole esatte del tavolo massicci, non è Guccione che lo dice, sono il tavolo interministeriale eh, che presiede all'applicazione dei piani di rientro. Quindi, Pensare e illudere che si possa sbloccare il, il blocco del turnover per risolvere le questioni, io me lo auguro che si, si possa, ma la notizia che ho io, i dati che ho io, la situazione è peggiorata, sa perché è peggiorata? Perché noi nel 2013 finito, è finito il primo piano di rientro, i primi tre anni, e siamo stati condannati ad avere dal 2013 al 2015 il secondo piano di rientro. Sa che ancora il piano operativo che doveva fare la regione e quindi che doveva entrare in vigore nel 2013 non è stato approvato dal tavolo massicci, ma di che stiamo parlando? Lo sa che le, le direzioni generali delle aziende ospedaliere e delle ASP lavorano senza indicazioni, perché non è stato, non è stato approvato il piano, il piano operativo, quindi non hanno gli obiettivi non hanno gli obiettivi su cui, su cui confrontarsi e fare gli atti aziendali, tutte le altre cose che devono fare, la programmazione. Ma di che, di che cosa stiamo parlando? Se la situazione è drammatica va fatto in modo serio. Chi ha la responsabilità si deve assumere le, le proprie, le, le, i propri doveri, quello di garantire il livello essenziale di assistenza e Gangemi non lo sta facendo. Tergiversa. Teresa Papalia, eh, lei è stata tra eh, i medici che eh... Eh, a fine dicembre hanno detto bene, dopo la lettera iniziamo ad allestire il gazebo ed è stata tra i medici che quel gazebo lo se l'è andato a riprendere e lo ha rimesso davanti all'ingresso dell'ospedale tre giorni fa Sì, Beh, per la verità non sono stata da sola e, e ringrazio di questo anche gli altri colleghi però ecco io vi ho ascoltati e devo dire che mi sembra di avere vissuto una vicenda a parte perché l'incontro che noi abbiamo avuto con il governatore eh, verteva proprio sullo sblocco del turnover in base al decreto Balduzzi. Addirittura il governatore si prese la briga di dirci che avrebbe chiesto se eventualmente potevano essere sbloccate più annualità. È chiaro che Deve essere cambiato qualcosa se oggi ascolto il direttore generale che dice questo, ma questo se permette mi preoccupa, perché ogni qualvolta noi siamo andati al tavolo massicci, nonostante le dichiarazioni roboanti che abbiamo avuto, sistematicamente le abbiamo prese. Quindi se rimaniamo attaccati alla possibilità che sia l'incontro del tavolo massicci previsto per giorno 4 a dover decidere dello sblocco del turnover, ci sei, mi sento un tantino preoccupata. Voi siete andati anche alla fine dello scorso anno a Roma, siete stati ricevuti dal sottosegretario. sottosegretario. Ecco, in quell'occasione, e questo poi fu motivo anche di discussione con il presidente Scopelliti, lo stesso Fadda ci mise in evidenza il fallimento di questi piani di rientro un po' in tutta Italia. Addirittura lui la vedeva come una situazione in evoluzione al punto che al di là del tavolo Massicci doveva essere preoccupazione del Ministero a sbloccare proprio il turnovero o a togliere i piani di rientro, proprio perché è impossibile andare avanti così. Quindi quante sanità abbiamo noi? Abbiamo una sanità in Puglia, dove leggo una quindicina di giorni fa che vengono fatte 900 assunzioni. Abbiamo un incontro in cui parliamo che il decreto Balduzzi può essere scomodato al punto che possiamo prendere addirittura facemi i conteggi. Se riusciamo a sbloccare due annualità e a farci anticipare una terza eravamo arrivati a 39 medici. Quindi noi eravamo un po' sicuri, oggi apprendo direttamente dalla voce del direttore generale che così non è, che siamo legati al tavolo massiccio, se. Posso proprio dirle, mi cadono le braccia. Ancora di più mi preoccupa anche l'idea che eventualmente se ci dovesse essere lo sblocco il 50% venga riservato al personale precario. Precari. Questo non perché io non abbia in simpatia e non capisca le difficoltà, ma perché a conti fatti... In termini pratici, noi avremmo praticamente, invece di avere 40 medici, avremmo 20 se facciamo... e questo non ci aiuta. e ne, mi, mi, In questo mi dissocio da quello che dice Sergio Abbonante, siamo al fotofinici, ci hanno dato 4 medici e 3 anestesisti. Ecco, io non vorrei che la vicenda dell'ospedale di Cosenza venisse banalizzata al punto che basta. Ne abbiamo chiesti 30, ne sono arrivati 7 e, ecco, va bene così. E che noi chiudiamo. Nem sta bene dire che è tutta emergenza, perché l'emergenza alla fine viene fatta nei reparti. Quindi abbiamo tanto da dire. Non cominciamo a pensare che l'agitazione che è in corso in ospedale debba essere chiusa così perché abbiamo avuto quattro medici o sette quanti saranno con incariche a tre mesi che poi vedremo, perché noi anche questo creeremo altro precariato, cioè andiamo verso una situazione che invece che di diventare erosia ci porta sempre più verso un tunnel, non so se mi sono spiegata. Allora, eh, Carlo Guccioni, io so che lei tra le carte ha anche la conta del personale eh, che manca in ospedale, così lo, lo ricordiamo anche per chi ci segue e non vive magari quotidianamente la situazione dell'annunziata. Sette ne arrivano, ma nel corso di questi anni ne sono andati in pensione, se la memoria non mi inganna, 400, giusto? Nel corso degli ultimi cinque anni. Eh? Eh, non solo medici, eh. parlo di sanitari. Intanto all'annunziata mancano 80 posti letto che non sono stati attivati rispetto a quelli che sono previsti dal decreto scopelliti. In più mancano circa 650 operatori tra medici, circa 151, OS, infermieri, biologi, radiologi, quelli che, sono, eh, che dovrebbero diciamo, essere il minimo di pianta organica per gestire. Eh, l'abbico senza. Quindi a me fa ridere che la cosa si possa risolvere con sette medici rispetto a una situazione di questo tipo. No, la cosa che più mi imbarazza, perché parliamo di salute, no, è che eh, si, si prendono gli impegni, ma dal, da quella, dalla data della presa degli impegni fino a quando qualcuno si alza e dice ma scusa, sono passati tre mesi, che cosa abbiamo fatto? Non si è fatto nulla, mica sei andati a parlare. Il Presidente della Giunta Regionale è andato a parlare col Presidente del Consiglio, col Ministro della Sanità, a dire guardate che io ho una situazione che è esplosiva, in incalabile, non sono all'annunziata e ho bisogno del bocco del Turnover del, del turno e della Balduzzi per il primo e se mi anticipate il secondo anno io tampono perché riesco a dare delle risposte. Perché attenzione che la questione è precariato, è intervenuta nel frattempo una legge nazionale che le ha... Li ha prorogati per tre anni, invece di sei mesi a sei mesi. Li ha prorogati per tre anni e nel frattempo saranno pubblicate le norme concorsuali perché lo Stato si è impegnato a stabilizzare tutti i precari che sono in capo allo Stato, quindi la, la scuola, che sono nella scuola, che sono nella sanità, per la stabilizzazione. Meno male. Però noi, è il Presidente della Giunta Regionale e il Commissario per l'attuazione del piano di rientro, Deve, deve interloquire con il governo nazionale per chiedere lo sblocco della Balduzzi e io dico a questo punto non i primi e secondo anni anche il terzo anno perché sarà difficile sbloccare il turnover per i dati che ci sono certo. sarà molto difficile andiamo un attimo le, le, le dico un'altra cosa e chiudo e emittire l'approvazione del piano, piano della salute e nel Tanto per la salute, Tanto per la salute. Ed è c'è la discussione nella conferenza Stato-Regioni. Lì emerge un dato che è incontrovertibile. I piani di rientro invece di risolvere i problemi li hanno acuiti. Li hanno acuiti perché chi è stato messo lì non è stato in grado di, a, di raggiungere gli obiettivi. Magari fossero stati raggiunti gli obiettivi del piano, del piano di rientro della Calabria. Magari non saremmo stati sanzionati ad avere il blocco del turnover, non saremmo sanz stati sanzionati a avere le aliquote e le tasse più alte d'Italia. A quest'ora avremmo avuto otto case della salute che sarebbero state diciamo, sul territorio, quelli che avrebbero impedito di arrivare al fondo soccorso agli ospedali, perché adesso ci arriva tutto lì, non c'è il territorio, tutto arriva là. E quindi il problema è di un'emergenza, ma va, va sollevato con atti emergenziali anche da parte della politica e anche da parte della burocrazia andiamo un attimo in pubblicità ci vediamo tra poco siamo, siamo dopo con Abbonanti Nel frattempo stavamo facendo un po' di eh, conti in studio. Sergio Abbonante, a proposito della eh, carenza di organico che è il vero nodo della eh, protesta, lei diceva prima durante la pausa, un'occasione però l'abbiamo sprecata sì, in passato. E su questo devo, eh, mi dispiace a Carlo dirglielo, ma abbiamo perso una grossissima occasione quando abbiamo fatto la legge che unificava le ASP. Allora, in quella legge si poteva benissimo fare una, un appendice in cui unificava tutti gli ospedali in rete intorno ad un hub e il territorio con un'unica azienda territoriale regionale. Questa è stata per me una grossissima occasione, come anche altre occasioni abbiamo perso quando c'è la possibilità di avere finanziato un nuovo ospedale, da cui ormai credo che non ci si parli più, è meglio non parlarne, mettiamoci una pietra sopra. Però parecchie occasioni le abbiamo perse e qui bisogna essere, eh, dire, pane al pane e vino al vino. Ritorniamo un pochettino al discorso della, della eh, carenza di organico. Guardate signori miei, che qui c'è un problema nazionale. In ogni eh, rivista che riguarda sanità non si fa parlare altro che piani di rientro che non funzionano e siamo d'accordo. Però c'è un altro problema che sembra che ci sia 85.000 persone in esubero in questo campo e i tagli della spending review che Cotarelli si sta preparando a fare. E interesseranno anche i tagli del personale che riguarda la sanità, per cui bisogna sicuramente fare qualcosa immediatamente. Scegliere le priorità, questa è la chiave di volta. La priorità nel lab di Cosenza qual è? Garantire l'urgenza, garantire l'emergenza? Benissimo, al primo punto. La seconda qual è? Gestire dei piani che riguardano le, le, le patologie croniche degli anziani? Benissimo, mettiamo anche questo. Cioè in questo modo, solo in questo modo... Facendo queste corsie previdenziali riusciremo a risolvere qualcosa, altrimenti sarà una, una, una confusione totale per cui personale saremo, avremo sempre bisogno, di nuovo personale, sempre bisogno di nuovo personale. Se non si fanno queste scelte, si fanno queste priorità, siamo costretti a eh, essere sottomessi. Allora, la eh, provincia di Cosenza è quella che, lo abbiamo ripetuto più volte, ha pagato un prezzo fortissimo dal piano di rientro. Però la protesta per la carenza di organico è partita dall'ospedale di Cosenza. Eppure tutta la Calabria è in piano di rientro. Voglio chiedere prima ai medici e poi a Carlo Guccione perché l'ospedale di Catanzaro non ha protestato, l'ospedale di Reggio non ha protestato, eppure se blocco del turnover, blocco delle assunzioni è uguale a Cosenza Ti rispondo come subito a Reggio, è la Ti rispondo più subito. grande. Eh. Catanzaro è I precari sono stati subito stabilizzati, quindi hanno un numero minore. Certo. Quando hanno potuto assumere, hanno assunto, quei ospedali che hanno chiuso, li hanno chiusi e hanno spostato, ma voi lo sapete che ci sono ancora in regione di RG di altri ospedali che dovrebbero sulla carta risultare chiusi? Ci sono ancora in regione di RG di ospedali ufficialmente chiusi. Cosa significa questo? Che c'è gente che lavora, che c'è gente che lavora lì nonostante non dovrebbe esserci. C'è questa realtà. Questa è la situazione. Le altre regioni, Reggio credo che abbia un problema peggiore del nostro, ma Catanzaro è l'unica delle province che è messa meglio di noi. Non lo so perché, boh, la, vicinanza, la vicinanza col mare, forse la vicinanza col mare è stata utile. Vabbè, noi abbiamo anche una provincia che è più estesa, che ha delle condizioni orografiche anche particolari, se per questo, però, che sia vero, cioè io mi interrogo così a caso, chiude San Giovanni in fiore? Che hanno fatto? Hanno girato la serratura. Ma quel personale che viene ha fatto? Nessuno fin qui ha saputo dire, e né tantomeno l'ASPE, questo personale dove si è andata a finire. Cioè questo è un qualcosa su cui riflettere. Carlo Guzzone, ehm, però io la domanda politica gliela devo fare, perché il nodo è anche questo, se no ci prendiamo tutti quanti in giro. Abbonante l'ha detto Anpassan, io lo, lo ribadisco. Catanzaro quando ha potuto assumere ha assunto. Cosenza si è svegliata dopo, quando era già in vigore il piano di rientro e quindi le assunzioni erano bloccate. Ce lo diciamo così? No, no. no, no non è proprio così. Anche perché Scopelliti a piesso spento dice che nell'aspetto di Cosenza si è assunto in modo abnorme e eh, quindi si è stato stabilizzato. Quindi l'accusa che fa scopelliti alla, alla provincia di Cosenza di aver stabilizzato 439 precari, di averne stabilizzati tanti altri, e quindi accusa eh, chi governava prima la sanità nella nostra provincia di aver assunto. Il problema non è neanche questo, il problema sta in questo dato. Io ho chiesto i dati della specialistica ambulatoriale pubblico-privata negli anni 2011, 2012 e 2013. Il Dipartimento me ne ha forniti. Faccio questo esempio perché sono i dati recenti che. Allora, emerge una cosa veramente sconvolgente. Mh, atteso che il decreto 18 prevede che ci devono essere per ogni cittadino calabrese 12 prestazioni specialistiche ambulatoriali. Presto fatto. La matematica, moltiplici gli abitanti. Eh. Allora, nella provincia di Cosenza, nel 2011, 2012 e 2013, e 13 nel, piano, nel momento in cui si svolgeva il piano di rientro, che doveva correggere questi errori, questi macroscopici squilibri che sto, sto dicendo, invece sono stati acuiti, 9,7 prestazioni per abitante, e Reggio Calabria 14 prestazioni per abitante, 2011, 2012, 2013. Non è che se la poteva prendere con quelli che c'erano stati prima, era lui che stabiliva i budget... Contravvenendo al piano di rientro, ma la cosa più assurda... Che è un no? Eh, no, cioè, eh, la spesa per il cittadino di Cosenza rispetto alla spesa del cittadino di Cadanzaro so. sono notevolmente diverse. Sì, diverse noi certo. siamo i più bassi solo Quando parlo di prestazioni, stabilite dal piano di rientro, le 12 prestazioni per il cittadino calabrese, a, a Cosenza, che, noi che abitiamo a Cosenza, ce ne danno 9. Eh, a chi abita a Reggio Calabria gliene danno 14 cioè, che significa 108 euro a persona per eh, cittadino cosentino ecco, ecco, ecco. e 168 per cittadino eh, che, che abita a Reggio Calabria quindi io vengo discriminato cioè la mia salute parliamo di specialistica ambulatoria che significa eh, un meccanismo che previene cioè viene utilizzato per fare la prevenzione certo. perché più diciamo, di situazione ambulatoriale e analisi ambulatoriale io mi faccio il check up ogni tre mesi tutta questa cosa è la prevenzione no? dovrebbe, dovrebbe, diciamo, diciamo, sì. eh, dovrebbe. E, e quindi è importante prevenire per evitare di poi curare che costa, costa molto di più perché sappiamo che un posto elettro è circa 800 euro quindi tutti i ricoveri impropri che ci possono essere ma la cosa più assurda non solo questo squilibrio territoriale e credo che non sia solo sulla spesa specialistica ammontoriale, ma sia su, su come è tarato il sistema sanitario calabrese, su come vengono divisi quei 3 miliardi, 124 milioni che lo Stato ci dà. Ma la cosa che più mi ha sconvolto è che noi, Regione, acquistiamo 90 milioni di prestazioni ambulatoriali da privato. Il 45%, 45 milioni vengono spesi solo nella provincia di Reggio Calabria. Questo dato ci deve fare riflettere su quali intrecci ci sono nella spesa sanitaria, che non sono stati per nulla scardinati da scopelliti in tre anni. E io parlo di intrecci, intranchetistici e affaristici, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare perché il 50% degli acquisti da privati vengono spesi nella sola provincia di Reggio Calabria, perché ci spiegheremmo tante cose. Questo è il rapporto eh, con il privato. Eh, volevo farvi sentire l'altra parte dell'intervista di eh, Gangemi relativa all'attacco, che è poi l'argomento che ha, fatto, ehm, ha portato alla polemica dei consiglieri eh, Sacco, Ciparrone e Paolini che oggi davanti all'ospedale hanno portato i pupazzi di Pinocchio. Vi facciamo risentire questa intervista e poi torniamo in studio. I due consiglieri comunali, Sac e Ciparrone, hanno lamentato anche il fatto che a distanza di un anno dall'inaugurazione del DEA non è ancora stata spostata la TAC nella nuova storia. Guardi, io non, non voglio fare polemica con i consiglieri comunali assolutamente. Penso che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro e prima di fare delle affermazioni, incluse quelle che ho visto stamattina, si dovrebbero informare meglio. Penso che ognuno deve fare la sua attività, loro devono fare i consiglieri comunali, è meglio che si occupino della città perché non era previsto alcun trasferimento di TAC, ma l'azienda ha acquistato una TAC nuova che è già installata e che a breve verrà collaudato e quindi sarà in funzione. Ci cioè sono mal informati perché chiaramente poi escono eh, le notizie anche dall'interno, frutto di polemiche ovviamente. Cioè non, non voglio proprio entrare in questo campo o mettermi a polemizzare con loro. E allora questo è il capitolo relativo all'attacco in uso al DEA di Cosenza. Sergio, abbonante. Acquistato una È tata. stata acquistata una nuova vita. Abbiamo solo dei problemi tecnici di installazione che dovrebbero essere risolti a giorni, che riguardavano degli spazi che sono stati adattati. Allora il problema dove sta? Io non so se ieri voi avete visto eh, la trasmissione di Sant'oro. Beh, quell'immagine dell'ospedale di Cosenza era stata proiettata all'inizio sul vecchio istituto, la vecchia zona della, della medicina, con una serranda tutta rotta, sporcata, rotta, piegata, spiegazzata e detto, Madonna mia, dove siamo qui? In Arabia c'è stato un terremoto. È stata una cosa, credetemi, che io non ho sofferto, non ho, non ho digerito, non mi è andata giù. E allora dove sta il problema? Noi stiamo eh, facendo buchi su buchi su buchi per installare nuove attrezzature. La TAC ha trovato una sua collocazione in un sito del vecchio ospedale. Fatto sta che una divisione si è spostata, la gastroenterologia è salita sopra per fare spazio e per avere questa possibilità. I problemi tecnici ancora non si sono risolti per una mancanza di tubature, di aria, qualcosa del genere. Però che la TAC nuova sia stata acquistata è vero. I ritardi sono legati a questo. Ma io credo che i ritardi in ogni settore dell'azienda sarebbero legati a questo. Perché stiamo andando a rattoppare una nave vecchia piena di buchi. È lì che non si vuole capire. Fatevi un giro a piedi per cortesia lungo il recinto dell'ospedale. Ma chi lo guarda questo recinto dell'ospedale? Ma l'avete visto? Ci sono inferriate, ferri, ferri arrugginiti. Eh, cosa sta succedendo? Insomma, L'azienda ospedaliera dobbiamo recuperarla. Sì, stiamo facendo nuove strutture all'interno, ma io credo che un occhio di riguardo anche su questo si ci debba avere. Eh. Eh, siamo arrivati alla, alla fine, diceva Bonante, eh, e oggi vediamo quello che eh, vive l'ha annunziata Teresa Papalia io però mi ricollego alla domanda che ho fatto prima a Guccione questo però è il frutto di scelte o non scelte che sono state fatte anche in passato perché Catanzaro ha assunto quando poteva assumere poi Guccione nel ruolo delle parti ha, ha fatto la sua c'è un nuovo ospedale che devono fare Catanzaro beh eh, sicuramente quello che noi oggi viviamo non è frutto di un qualcosa che è nato ieri o, o avantieri io ultimamente mi sono fatta questa idea che ogni qualvolta parliamo di sanità e di storture e di distorsioni di questo sistema è come se parlassimo di un delitto impunito, perché non c'è mai nessuno che abbia, che si assuma la responsabilità a pieno titolo. Le spiego, io non ho mai visto nessuno. Mh? che dica che beh, io sono assessore alla sanità, voglio spendermi indipendentemente da tutto e cercare di mettere a posto le cose, mettendoci proprio non la faccia soltanto come assessore, ma anche la mia figura di cittadino, di utente. Quindi purtroppo questa è una mancanza che la politica ama da diversi anni. E non è a caso che oggi si discute del fatto che andrebbe abolito il titolo quinto, perché non si possono avere 21 sanità più quelle due delle regioni autonome, addirittura da quello che abbiamo sentito Reggio Catanzaro, addirittura noi quante Calabri abbiamo in sanità, perché ognuno se la racconta a modo proprio. Quindi oggi non possiamo dire è colpa di quello, noi oggi dobbiamo pensare a raccogliere i gocci e soprattutto a cercare di costruire. E infatti, e ripeto il concetto che le ho detto prima, i quattro medici, i sette, quanto saranno, sono come una goccia in un mare di problemi che ha cosenza, per cui lo stato di agitazione non solo non finisce, ma si deve tramutare in qualcosa che appartenga un po' a tutti, sia medici che cittadini per cercare di mettere, di dare una dignità che è, deve avere un ospedale up. L'ospedale up va riempito di contenuti, va governato, cosa che al momento non è. Eh, abbonante, lei all'inizio della trasmissione ha detto vabbè, siamo al fotofinish della storia. Ma insomma, lei voleva dire bastano sette medici, ce li facciamo bastare non oppure... Non era questa la mia intenzione, per carità. È che... Ho detto soltanto che una parte degli accordi che il direttore generale aveva preso ha, sono andati a buon fine, Ma sono dopo stati dopo due mesi di, di, di tardi. Ma adesso il problema è un altro, il problema non sono solo i medici e il personale, è il modo di lavorare in azienda che va modificato. Noi ancora siamo eh, messi in una condizione di lavorare come se fossimo nel 2004, perché purtroppo ognuno di noi lavora in una posizione giuridica dall'interno della propria unità operativa, voi sapete c'erano una vecchia divisione primarie, adesso non si parla più di divisione primarie, primari, ma si parla di unità operativa semplice, operità operativa complessa, di responsabile, di direttore e via dicendo. Bene, allora, nel 2004 noi eravamo stati inquadrati dal punto di vista delle posizioni mediche e dirigenziali in una categoria, con una serie di parametri in cui diceva lui ha gli occhi verdi, lui ha gli occhi azzurri, quello ha i capelli rossi, quello ha i capelli rossi. in base alla qualità del singolo professionista, alla capacità, alla professionalità, con degli indicatori e dei indici abbastanza precisi. Dal 2004 ad oggi non sono stati modificati. Questi primi anni, dall'anno scorso per la verità, abbiamo insistito con l'amministrazione, che per la verità ci è venuta incontro a noi, abbiamo lavorato per sei mesi per poter fare rivedere questi indicatori cioè avere una, ma io sto parlando di un'altra cosa adesso, però è importante anche questo perché il malessere dei medici deriva anche da qua, non è soltanto dalla carenza dei turni e via, ma anche dal fatto che noi non siamo tenuti in conto per quello che facciamo e per come lo facciamo oggi io devo fare report ogni trimestrale centro di costo, devo stare attento ai farmaci che faccio, devo stare attento agli esami che dico, cioè è una situazione completamente diversa di quella del 2004 io nel 2004 venivo, mettevo il camion, ci andavo in sala operatoria, operavo, riuscivo, c'era qualcuno che se le guardava, un infermiere che gestiva quello che doveva gestire, stop, finiva lì. Adesso non è più così. Il lavoro adesso in ospedale è completamente cambiato rispetto a quello del 2004. Per cui noi siamo, eh, abbiamo rivisto tutti questi parametri e abbiamo fatto un grosso lavoro, per la verità, di reinserimento di queste nostre posizioni amministrative. Bene, cosa succede? che per colpa di, dei collegio dei revisori dei conti della nostra azienda, non so se avete letto la, stamattina, siamo bloccati perché secondo loro questo significherebbe avere un aumento per noi medici di un 50-60 euro al mese, non credo che sia anche di diverso, ma la differenza è in dove vengo catalogato e in quale posizione come lavoro, è lì il problema, non è tanto nella remunerazione eh, economica, economica che è minima, no, quello mi importa un aumento di spesa per... Per i fattori pensionistici, ma come? Ma le, le, gli oneri pensionistici è un onere a parte, non c'entra niente col, col bilancio, con i futuri in bilancio, eppure no, secondo loro quello lì aumenterebbe, per cui è tutto fermo. Altro problema delle decretazione degli incarichi. Beh, il direttore ha fatto ai direttori di dipartimento, ai direttori di, amministrativi ha dato le delega, ma eh, non pensiate che si sia risolto il problema. Anzi, ci sono due colpe, una colpa in vigilandum e una colpa in escludendum, perché se io non vigilo che mi fa quell'atto, io ho l'obbligo di lo rimuoverlo. Lo stesso che Angemi lo ha detto, qualche direttore è stato riluttante all'inizio della nostra intervista. Siamo in chiusura. Eh, la Papalia ha detto continuo con la protesta nel città. La protesta continua per rilanciare, potenziare e migliorare la qualità dell'ospedale. Eh, la NAO Assomed continua la protesta o la lascia solo Beh, la alla protesta? La protesta nei termini globali sì, cioè, esiste perché non è che ci, ci stiamo percarizzando informalmente e sulla modalità per noi siamo molto più aggressivi. Io direi di salire quattro gradini alla Procura, al eh, Giudice del Lavoro e alla Guardia di Finanza. Grazie mille a Sergio e a Teresa Papalia, ringrazio anche Carlo Guccione, non l'abbiamo cacciato nel frattempo. È andato via per motivi istituzionali grazie a Rodolfo Magliocchi, le interviste di Katia Paese in regia Vittorio Chiuto. Grazie soprattutto a voi per averci seguito.